Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati sul canale di Gamers Creed, qui sempre con Chrono Trigger. Siamo arrivati ad incontrare il nostro caro amico Robo dopo aver scoperto quello che effettivamente ci aspetta nel futuro, che è il tempo in cui ci troviamo in questo momento. E praticamente una creatura di nome Lavos nell'anno 1999 emergerà dalla Terra e distruggerà tutto quanto. Quindi noi dobbiamo fare in modo di tornare indietro nel tempo, come già abbiamo fatto con Marl, e cercare di impedire che tutto questo succeda. Siamo qua perché nell'Eris Dorm c'è un portale del tempo che è però separato da una porta stagna. E insieme a Robo ci siamo infiltrati in questa fabbrica per riuscire a riattivare il generatore che darà energia anche a Protodom. Non era Eris Dorm. Pardon. Ed eccoci qui alla fabbrica. Devo dire il motivetto è davvero uno di quelli più memorabili del gioco. E come sempre qua siamo pieni di robot come nemici. Robo è il nostro caro tank e curatore e anche con delle buone ottime magie. Tra l'altro lo scoprirete poi, ma ve lo dico anche già subito, le sue tecniche magiche sono disparate, diciamo. Non ha un elemento fisso e quindi non può effettivamente apprendere la magia, ma la sua tecnologia può gli permette di utilizzare vari elementi, da ombra a tuono al fuoco, e quindi questo lo rende anche incredibilmente versatile. Tanto vediamo qua i debugger. Ecco, vedete qui questo laser spin. Questo qui è un attacco che viene riconosciuto come elemento oscuro. Non sono molto difficili questi nemici, ma potrebbero diventare noiosi. Specialmente ce ne sono molti, quindi se volete evitarli, sempre scelta vostra. Adesso siamo bloccati in questa specie di gauntlet perché siamo su un nastro trasportatore che continua a farci muovere fin tanto che non arriviamo dentro queste stanze, non so per quale motivo. Oh, mamma mia, sempre di più. Tagliamo corto. Olè. Ecco, qui scendete subito. Bello tagliare le battaglie così, sembra che si suicidino all'istante non appena li vedi. E saliamo qua sopra, dobbiamo trovare dei codici che ci serviranno per raggiungere il generatore della fabbrica. E qui Robo è essenziale in quanto soltanto lui può utilizzare tutti questi vari meccanismi. Codice controllo GRU XABB. Questo qui lo dovremmo usare tra un attimo, perché avete visto che ci sono dei barili che ci bloccano la strada là sotto, e utilizzando la GRU possiamo spostare quei barili e aprirci la strada, non solo per raccogliere anche un'arma in più, mi pare ci sia un arco della lode, ma anche per poter procedere. Come sempre limito tutte le battaglie che abbiamo già visto, in quanto questi mostri avete più o meno un'idea di come combattano. I robot caricano e colpiscono, mentre i debugger sono delle versioni che fanno un minimo più danno dei bugger. Per ora non abbiamo nessun nemico, diciamo, selvatico potente. Ecco, qui dovete inserire i codici che avete visto prima, XA e BB. Ovviamente questi erano i tasti del caro Super Nintendo. Dovete sapere voi dove li avete mappati. Se sul vostro pad, come nel mio caso pad 360, che uso con l'emulatore, oppure magari li utilizzate su tastiera. Mi piacerebbe avere una copia originale di questo gioco. Purtroppo per Super Nintendo è costosissima e mi sono lasciato purtroppo sfuggire quella per DS perché ho recuperato il mio 3DS solo molto recentemente, ma prima o poi
Prima o poi. So che quella per Super Famicom è un po' più economica come versione, ma lì finirei davvero con l'avercelo tanto per avercelo. Che è un po' il senso di prenderlo anche su Super Nintendo, l'avrei tanto per averlo, ma preferirei comunque averlo in una lingua comprensibile. Da me, non conosco il giapponese. XABY. Questo qui è il codice che ci servirà per accedere alla stanza del generatore, che è dall'altro lato. Come avete visto all'inizio c'era un bivio, io sono andato subito diretto a destra. Adesso dobbiamo risalire e andare a sinistra. Tanto qua recuperiamo l'arco Robin, che dovremo dare poi a Marle. Perché arco quando lei usa delle balestre? Ah, vabbè. E questo non è un errore di traduzione, li chiamavano bow anche nella versione inglese. Anche se forse anche lì balestra si dice bow. Ho un vuoto di come si dica balestra in inglese. Salviamo come sempre. Intanto vediamo questi inutili nemici. Qui purtroppo ho tagliato tutta la battaglia, anche se quelli verdi avrei dovuto mostrarli, ma seriamente non c'è molta differenza tra loro. Sono dei blob, fanno dei danni molto, molto, molto infimi. E potete ucciderli solamente con attacchi magici, attacchi che hanno un qualche elemento, quindi slash o fire o sperare in un colpo critico da parte di Robo. Mi pare che il laser forse non li faccia chissà che. Dovete stare attenti però perché Acid e Alkaline, se andranno in contatto tra loro, potranno creare una specie di attacco combinato e quello potrebbe cominciare a farvi effettivamente del male. Niente di preoccupante, però potrebbero danneggiarvi. Diciamo che dipende anche da quanto siete arrivati qua livellati. Io non sto grindando, ma diciamo che sono a livello abbastanza giusto. C'è una cosa che non sono mai riuscito a fare. Riuscire ad arrivare oltre questo punto stando sotto a livello 9. Vi spiegherò anche più avanti per il perché e il per come devo fare una cosa del genere quando arriveremo in un certo punto. Però davvero non sono mai riuscito a tenere un livello così basso e purtroppo mi dispiace perché ci sarà una cosa che non riuscirò a mostrarvi per questo motivo, ma chi di voi è bravo a fare delle low level run potrebbe tentare. È giusto per vedere una cosa in più. Non una cosa comunque vitale da vedere, ma potrebbe essere interessante. Ed eccoci qua. Arriviamo alla stanza del generatore e qui dobbiamo inserire il nostro codice XABY. Come vedete la porta finalmente si apre e adesso possiamo riattivare l'energia per poter aprire la porta a Protodom. Ma ops. A quanto pare c'è qualcosa che non va. Sistema di sicurezza. Mamma mia, stiamo solamente riaccendendo la corrente, non stiamo rubando nulla. Oh cacchio, via! Porta di punta stagna. Accidenti, Robo! Sì, però adesso spostati lì prima che finisci schiacciarlo. Ok, fucking badass. Quella era una vera figata. Se volete far sembrare questo robot impacciato un vero figo, ci siete riusciti in un attimo. Davvero fantastico. Oh. Oddio, è l'attacco dei cloni? Ah, sono altri robot della stessa serie. Au! Asti che papagna. E
Spyro qui lo accusano di essere difettoso perché si schiera insieme agli umani. Gli umani sono esseri imperfetti a quanto pare, e quindi per questo verrà disintegrato. E ouch! Purtroppo questa è una scena in cui possiamo solo assistere senza fare nulla. Se solamente cercate di avvicinarvi, verrete rimbalzati all'indietro all'istante. E devo dire, mamma mia, è stranamente toccante per un personaggio che comunque abbiamo appena incontrato. Cioè, lo vediamo davvero massacrato dai suoi simili. Ouch! Credetemi, quelle spallate fanno molto male. Lo vedrete poi quando sbloccherete quelle mosse. Preso dai suoi simili, riempito di botte, reso quasi inutilizzabile e subito dopo buttato nella spazzatura. Mamma mia! E tutto questo perché sono convinti che sia difettoso in quanto si allea con gli intrusi umani. Qui capite che a quanto pare c'è stata una guerra tra uomini e macchine. E più avanti scopriremo anche il perché. C'è sempre un motivo per tutto, andando avanti. Lo scopriremo. Se ovviamente avete voglia di farvi delle missioni secondarie. Comunque, gli Har Series, questi qui sono praticamente dei cloni di Robo. Hanno un buon attacco. Per fortuna non hanno la sua difesa, altrimenti staremo qua i secoli. Mio consiglio, andate giù col Cyclone e utilizzate Lucca prevalentemente per curare, in quanto vedete Crono può prendersi cura di loro alla grande. Ovviamente siete ad un buon livello, non vi dovrebbero fare molto danno, ma in alcuni casi quando cominciano specialmente ad attaccare con pugni a distanza e anche qualche spallata, o fanno una cosa del genere, giocare a pallavolo con voi, in certi casi potrebbero farvi anche abbastanza male. Ho perso contro questi qui, sono stato in grado di perdere, anche se ora vedete che mi fanno pochissimi danni, ma ripeto, è passato un po' di tempo, probabilmente mi ero buffato alla grande, ouch, e quindi ero un po' più forte di quanto non avrei dovuto essere. Mamma mia, 105. Quello sicuramente era un buon attacco. Adesso lanciafiamme. Ouch. Ecco, qua me la sono vista davvero brutta. E non so per quale motivo sto perdendo tempo coi tonici. Vai e colpisci. Adesso, ultimo colpo, e la serie R è completamente distrutta. Beh, non erano stati prodotti molti a quanto pare. Wow, Robo è un limited edition. Adesso ovviamente andiamo a recuperare, ma ci penserà il tocco di Lucca per cercare di rimetterlo a posto. E devo dire la verità, la loro amicizia è una delle cose più belle di questo gioco, davvero. Il loro rapporto è creato veramente alla perfezione. Uno dei migliori casi di amicizia che siano mai riusciti a scrivere. Forse anche per il fatto che lui è un robot, quindi non puoi andare a immaginarti cose più strane, come fanno praticamente molte, appena due sono amici, subito a fare elucubrazioni. Ma posso capire che certe volte è anche colpa dei dialoghi che gli danno. Qui invece hanno una complicità davvero, davvero encomiabile. Ed è bello vedere Luca come spinge Robo a uscire fuori dai suoi dai legami della sua programmazione e cercare di diventare sempre di più una vera intelligenza artificiale. Intanto Luca spera di non dover più fare una cosa del genere. Ma intanto abbiamo un nuovo membro fisso nel party, come potete notare. Insieme forse possiamo salvare il mondo. E quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo aperto la porta, abbiamo qui il portale, apriamo e speriamo che questo riesca a riportarci dove eravamo partiti. Ci lanciamo all'interno. Un altro bel trip di acidi e scopriremo dove siamo arrivati nella prossima parte. Ciao a tutti ragazzi! Qui sempre SnazRoots con Chrono Trigger.